incontro ovviamente importante. Ringrazio il Presidente per due ordini di motivi. Innanzitutto per essere venuto qui a Napoli questa giornata splendida in occasione dei 230 anni della Scuola Militare Nunziatella di Napoli, ed è un segnale importante per la città, per la Nunziatella e per tutte le istituzioni di questo territorio che sono impegnate fortemente ogni giorno a un lavoro difficile. Poi gratitudine perché insomma, ho avuto modo di incontrarlo in una giornata in cui il Presidente aveva poco tempo per stare a Napoli. Siamo stati insieme in prefettura, incontro abbiamo avuto io e lui solamente. Espresso al Presidente la sofferenza e la passione, anche come vicepresidente dell'ANCI, dei sindaci del nostro Paese, che rappresentano un elemento forte di coesione democratica e sono un punto di riferimento per la Repubblica. Ho espresso al Presidente anche il fatto che noi ci troviamo in una situazione di grandissima difficoltà, intendo dire noi sindaci, e che quindi è importante la costante sensibilità istituzionale del Presidente della Repubblica, che rappresenta l'unità nazionale ed è il vertice dello Stato, e che quindi in questo momento, questa è stata la mia considerazione, i sindaci, in particolare poi ho esposto anche il tema della città di Napoli, hanno bisogno di segnali forti e concreti da parte del Governo e del Parlamento, e ha anche espresso fiducia che questo possa accadere, perché ho visto attenzione in questo momento, ma che ecco, le parole non bastano più, servono i fatti, e quindi credo che sia un passaggio importante oggi la visita del Presidente della Repubblica. Io lo considero un fatto importante per la città, per quello che questo popolo sta facendo, ho detto al Presidente, in questi 6 anni e mezzo, senza soldi, tra difficoltà enormi, con gabbie normative e vincoli finanziari. Questa città è sotto gli occhi di tutti per come ha avuto la capacità di rinascere con la potenza del capitale umano dei napoletani. Quindi questo ho espresso, quindi ho ringraziato il Presidente dell'attenzione e sono, come dire, certo che non farà mancare la sua vicinanza a chi è vicino alla gente, cioè i sindaci. Una parola di Mattarella, qualcosa che vi ha detto? No, mi fermo qua, il Presidente ha ascoltato, è molto attento, non è la prima volta che lo incontro. Io considero il Presidente una persona sensibile, attenta, un uomo del Sud, conosce bene le situazioni, e quindi già il fatto che mi abbia ascoltato, io posso dire quello che ho riferito io al Presidente, ma non posso per ragione di riservatezza, non posso per riservatezza ovviamente istituzionale dire quello che mi ha detto il Presidente. Mi fermo qua.